Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Bang on Balls, un gioco che ho scoperto, dico la verità, assolutamente per caso su Steam, perché lo sviluppatore mi ha contattato, mi ha chiesto se lo potevo fare. È uscito il 3 marzo del 2021 in Early Access. Ora, io ho avuto un codice, diciamo, che mi dà già dei nuovi contenuti. Il gioco costa 21,99€. Potrebbe non essere per molti visto così, ma in realtà io l'ho trovato assolutamente geniale. Perché? Perché noi siamo, a parte che sono tedesco e non so il perché, adesso andiamo subito nella sala trucco. Praticamente noi dobbiamo trovare all'interno delle varie mappe di gioco dove dovremo, è praticamente un platform, una sorta di mix, come dice lo sviluppatore, che l'ho trovato molto azzeccato, un Zelda Breath of the Wild misto a Mario Galaxy, Mario Odyssey, insomma, quella roba lì. Perché abbiamo varie cose, possiamo andare a schiacciare, possiamo andare a colpire, possiamo andare ad accumulare risorse per sbloccare porte, insomma dobbiamo risolvere vari puzzle ambientali oltre che combattere contro le altre sfere, tutto fatto a palle, insomma. Ho fatto il tutorial e al momento le nuove mappe mi consentono di accedere qui alla mappa dei vichinghi. In realtà là mi porta a fare qualcos'altro, ma io voglio fare la mappa dei vichinghi. Insomma, non vorrei fosse una battaglia, però prima di tutto entriamo qui nella sala trucco e premendo il tasto E possiamo andare a modificare la nostra... Italiani o SPQR? No, italiani, dai. Ok, non sto giocando col pad, anche se sarebbe indicato. Infatti vedete, premi A per chiudere, ma in realtà io non ce l'ho. Ok, con l'ESC sono uscito. Andiamo a vedere il mondo vichingo, perché è una delle nuove mappe. È tutto interagibile, o quasi. Questo... No. Ok, potete attivare anche la reset del livello. Vediamo un attimo le indicazioni che ci dà. Distruggi le navi vichinghe, raccogli relitti, collezioni corni. Ok, questo è un livello un po' più interattivo rispetto al classico, perché è una battaglia tra vichinghi. Quindi questa dovrebbe dare più dinamismo, uscirà con un prossimo aggiornamento, voi lo vedrete a settembre. Dovrebbe dare più dinamismo, anche se in realtà già col tutorial in un mondo virtuale, quindi non naturale così, ma è tutto un mondo creato a griglie, mi ha divertito molto. Cioè, capite perché lo chiamano Breath of the Wild? Perché potete abbattere gli alberi, c'è un ambiente naturale molto carino, premendo E un po' sullo stile dei Lego in questo caso. Abbiamo preso un'armatura. Questo è... Ok. Questi ci attaccano. E ridono, un po' anche come Minion. Poi premendo il tasto 1, non ho ben capito, mi dovrebbe fare tipo la foto. Ok, vabbè, andiamo avanti. La grafica è veramente meravigliosa, ma veramente tanto. Poi magari in video non la rende. Intanto vedete che lì all'interno c'è una... qua c'è un puzzle, praticamente c'è un... qualcuno da liberare lì all'interno. Ma come ci arriviamo? Beh, ci arriviamo... Ah, qua mi fa la foto. Grazie. Ho fatto la foto, bellissimo! Mamma mia, mi ha fatto la foto di spalle! Vabbè, il puzzle ambientale mi impone di fare il doppio salto, schiacciare, e poi colpì. Mannaggia, non ce l'ho fatta. Così, e così liberiamo il nostro amico qui. Uè, siete contenti? E? Ah, e mi danno un sacco di queste cose che non so cosa mi servano effettivamente, però... O le ho date io a lui? Sì, fammi la foto. Vediamo com'è venuta. È venuto il culo. Va bene, dai. No, caduto giù. Ok. Ah, questi sono nemici invece. Le galline! È stupendo. Ma è veramente... Io ho visto che mi era arrivata questa mail con questa richiesta, ma ho detto no. Poi l'ho visto, ho detto cavoli. Ma questi sono gli indie da premiare e a cui dare visibilità.
Il pezzo non è basso, ma dietro c'è una cura veramente. Ah, la vita è quell'otto lì. Ok, questo fa un molto molto Mario Galaxy. Questo qui è pericolosissimo, eh. Devo battere sto boss. Magari magari schiacciandolo, saltando di sopra. Ok, sì. Ok. Molto bene. Mannaggia, ho perso l'attimo. Questo è sempre... Ah, devo buttargli addosso le bombe. Così. Ok. È un boss veramente fortissimo questo. Aia. Mi curo. Ok, salendo sulla balla di fieno. No, dovrei dargli una botta con lo scudo. Ok. Gli ho demolito lo scudo, ma che cura! Ma che bello! È diventato anche molto più piccolo adesso. Marrano. Aia! Ho perso un sacco di vita. La recupero qui. Vediamo se riesco. Mannaggia, troppo forte l'ho colpito. Intanto prendo vita ancora. Oh, gran colpo. Gran colpo, ragazzi. L'abbiamo colpito. Possiamo andare avanti. Sì, vabbè, tu non hai gli spuntoni, quindi io ti schiaccio se riesco. Ok. Che poi si dovrebbe poter andare anche sulla barchetta. Vabbè, non perdiamo tempo. Questo è forte. È forte tanto questo. Aia. Ma se colpisco il pozzo? Lo toglierai prima? Aia. Devo colpire le bombe al volo, probabilmente. Mi stanno mazzuolando però, eh. Perché tutti... Sono tutte le bandiere... della Svezia. Mi viene da pensare... Sì, la Svezia. La Svezia perché... Perché siamo vichinghi. Scusa, ma se io ti colpisco questa... Ok, bravo. L'ho stordito. Ma lui si ripara sempre sotto lo scudo. Aia! Vita. E voi invece siete norvegesi? Lanciamela ancora una bomba, va. Ho fatto male. Mi sta dando fuoco. Ma scusa, se io volessi andare oltre e saltando il boss. Aia. Dai. Due di vita. Molto male. C'è della vita là. Stanno tutti lavorando. Sono tutti arrabbiati tantissimo. Vediamo se riesco a prendere una barca. Un Drakkar. Ok. Una foca. Veramente tutto molto confusionario. Ma trovo l'idea geniale, con delle palle, delle biglie, non lo so. Allora, intanto qua si sale sul castello. Ma io avevo visto... Connect to another player, you will leave the... Ok, no, si può giocare... Ah, c'è il cavo di rete per connettersi a un'altra persona. No, vediamo qua. Adesso qua ci fa la foto. Andiamo verso il tempio. Ok.
Oh, adesso faccio anche la mia bella figura. Vediamo cosa c'è nel tempio. Si può demolire il tempio? Sì. Ma se io saltassi qui con lo sbalzo... No, sono finito giù. Qua c'è proprio un segreto, eh. Perché poi voi quando prendete... potete diventare più grossi come palla e quindi fare più danni. Mannaggia. Non riesco, non ce la faccio. Allora. Ma qua non c'è niente. Posso... no, però posso scendere qui e prendermi... no, questo potevo farlo anche prima. Però vabbè, vediamo cosa troviamo all'interno. No, niente. Ah, X. X mi dice il punto che cosa posso fare con la X. Quindi, vediamo un po'. Mi dava quell'albero lì. Perché dobbiamo distruggerli questi, credo. Ok. Ah, eccola lì. Queste qui sono importantissime. Devo saltare sulla foca, però. Sono importantissime le pizze, diciamo, cinematografiche, perché mi consentiranno di accedere a nuovi mondi. Ok, di là ce ne sono altre, quindi devo andare di là. Va bello il castello, cavoli. Mi ricorda anche un altro gioco indie che io avevo portato anni fa agli inizi del canale, che si chiamava, mi pare, Hardland, credo. Ed era graficamente meraviglioso come questo, però i tempi la grafica sembrava ancora più meravigliosa. Sviluppato con l'Unreal Engine. Via, andate via, andate via. Io vi mostrerò solo questo livello che è abbastanza confusionario. Questo è romano, è de Roma. Perché vi mostrerò questo gioco, questo livello, perché appunto è una delle novità e quindi la volontà dello sviluppatore è mostrare le features del gioco, quindi... Ok, questo cosa facciamo? Ah, lì c'è qualcosa. C'è l'incontro col boss. Ok. Ah, c'è anche il pubblico sopra che guarda. Però con sti scudi non riesco a fare niente io. Aio. Ah, ma hanno chiuso anche l'arena, quindi... ah no, 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 hanno chiuso. Però io volevo... sono quasi morto. Vedete che sta anche diminuendo di dimensione il coso qui. Infatti si sta moltiplicando sempre di più. Però non riesco a capire come cavolo fare a abbatterlo. Abbattere tutta sta gente con lo scudo. Io vorrei concentrarmi su di lui. Appena torna su, gli do l'ultima ripassata. Ah, salta pure, maledetto. Ok, abbiamo abbattuto il boss, credo. C'è qualcosa qui. Mi stanno inseguendo anche con una brutta lancia. Ok, devo collezionare anche i corni. Questa è l'arena. Vediamo un po' se c'è qualcosa qua. Là in fondo c'è qualcosa. Andiamo giù, vediamo se c'è il danno da caduta. No. Beh, siamo delle palle gommose, quindi direi di no. Ci sta. È bello perché poi a volte dovete proprio far andare qualcuno sopra un luogo per attivare qualcosa con delle piastre a pressione. Onestamente però adesso non so che cosa sto attivando. Dovrei metterci sopra qualcosa. Quello lì cosa sta facendo? 1500. Devo... ridete. Ridete, però non ridete più adesso. Aia! Ma se io ti demolisco, piccolo vichingo. No, dovrei sbloccarlo e capire che cos'è quella fare lì. Comunque qua, non si è capito.
Però vedete che si illumina anche qualcosa. Ah, vanno premute tutte e due insieme sul, lì in cima. Ok. E probabilmente quel tizio lì, quando andrò a sbloccarlo, mi starà seduto. Però mi servono 1300 cose, quindi insomma. Un bel platform, bello, bello ispirato, devo dire. E qua? Questo si sta facendo la foto. Faccio io la foto. Questa è una scorciatoia, probabilmente. No, sono finito giù di nuovo. Questo è un maledetto. Siamo tornati nell'arena. Però se lui stesse qua sopra. No, lui si gira. Aia. Ok, sono morto. Sono morto molto male. Molto, 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 molto male. Male. Allora. E qua mi fanno vedere come sono morto. Il gioco, appunto, come ho detto, non costa poco perché costa 21,99€. Li può valere, calcolando in Early Access, se vi piace il genere, è geniale. È geniale perché potrebbe essere anche un ottimo... un'ottima idea per bambini, insomma, ragazzi. Magari avete già spolpato tutti Mario Galaxy, Mario Odyssey, o più semplicemente non li avete mai giocati e volete fare qualcosa sul PC, questo potrebbe essere un'ottima cosa. Non è proprio innegabile che è fatto bene, si vede, tutte le decorazioni, la grafica, il fatto che sia comunque così ampio il mondo. Poi potrei anche pensare, ah no, di tornare al checkpoint o di tornare al back menu. Perché mi piace molto anche l'idea che l'hub abbia tutte queste cose esplorabili. Infatti poi vedete che qua abbiamo recuperato altre pizze e possiamo andare a piazzarle. Però ne abbiamo prese solo due e lì aprirebbe il sipario per un altro livello. Mentre invece accedendo qua, questo dovrebbe essere il gioco base. Lo faccio vedere giusto così rapidamente. Mustard Bowl. Ecco, questo è più un tutorial dove praticamente c'è questo, ci spiega, sì, è il tutorial che ho fatto prima, vedete che ci dà le varie istruzioni su quello che possiamo fare, vedete c'è il doppio salto e in più il movimento, c'è addirittura la fisica perché comunque, guardate adesso, tenendo premuto continuo a rotolare e distribuire, ma posso dare una botta qui e far cadere il... Mi ricorda molto Boneworks, il gioco VR. Vedete, questo è fondamentalmente è una sfida di tempistica. Perché ormai la conosco. Mi fanno la foto. E l'ho ucciso anche di rimbalzo. Devo saltargli sopra. Ok, abbiamo un forziere. Vedete che ci ha tenuto comunque l'elmetto che avevamo trovato. Adesso qua con Shift possiamo, vedete, attingere da questa pozione e fare molto più danno. Quindi distruggere quelle pareti che spesso nascondono degli oggetti segreti. Ovviamente andremo pian piano a perdere. E premendo X ci indicherà sempre gli oggetti della missione o gli oggetti importanti. E qua invece pagando abbiamo ottenuto qualcosa che non è questo. Ah, qua mi dice che posso ripararmi. E in questo caso io ho fatto molto male al boss.
che è bellissimo il fatto che lui si sporge da dietro lo scudo per vedere dove sono. Cioè, sono dei piccoli tocchi di classe che a me fanno impazzire. Veramente, io non conoscevo questo gioco fino a 3 ore fa e ne sono entusiasta, devo dire la verità. Perché non è assolutamente male. Ah, qua ci dice di metterci in posa. Ok, ok, ok. Sì, perché dovrebbe esserci possibilità di equipaggiare varie cose che credo siano solo estetiche, perché non cambia nulla. Però c'è anche una sorta di comunque multiplayer, come abbiamo visto. Che poi tenendo premuto qui si alza, andandosi poi ad abbassare. E qua abbiamo invece la possibilità, invece qui, andando a liberare questo, questi due qui vanno, ci danno una mano e ci vanno a stare su questi blocchi. Ognuno sa già dove andare, forse si desse una mossa, grazie. E schiacciando entrambi attivano il ventolone che ci porta a finire in 3 minuti e 4 il nostro percorso sfida, che alla fine è il tutorial. Quindi è molto interessante. Qua abbiamo i Vikings. E di là altro. Mentre andiamo un pochino a vedere. Qua c'è la sala trucco dove possiamo cambiare il nostro aspetto. La corsa allo spazio là in fondo, molto interessante. Va sbloccata anche quella. E qua invece ci sono un sacco di minigiochi. Car Banger. Vediamo un po' come funziona questo. Press start. Premiamo start. Cioè, smash it! Oh cazzarola. Cioè, devo distruggere tutte le macchine in un tempo limite. Cioè, cos'è sta roba con quel mega schermo dietro? Adesso io non voglio farvi rivedere tutti i giochi perché non ha senso spoilerarveli così. Cioè, per darvi l'idea che non è un giochino finito lì. E soprattutto in Early Access, quindi mi fa ben sperare, perché io vorrei che comunque arrivassero molti altri contenuti e credo proprio che arriveranno. Non capisco. Provo col piede da davanti. Si scivola qua, c'è petrolio per terra. Non... Ah, l'hanno messa, vedete, sui mattoni. Ah, sono tutte sui mattoni. Devono perdere petrolio. Benzina, carburante, quello che è. Vediamo, ancora 27 secondi e risolviamo il problema. Hurry up! Oh, ho capito tardi io cosa dovevo fare, comunque. Vediamo tra 3 secondi cosa succede. Ah, non tutte dovevano uscire con il exit game. Press start. Non so cosa sia questo, ma finisco nel petrolio. Ragazzi, il gioco è senz'altro molto interessante. Il prezzo, voglio pensare che sia un prezzo dovuto comunque al grande lavoro che ci hanno fatto gli sviluppatori. Quindi attendo il vostro parere su questo Bang on Balls Chronicles. Fatemi sapere e alla prossima. Ciao ciao.